Buongiorno ragazze, nuovo vlog, oggi è martedì 12 febbraio, credo, quindi devo spostare anche i miei cubi. In questi giorni non ci siamo viste perché sono stati giorni frenetici. C'è stato un giorno in cui non ero in forma, c'è stato un giorno, ovvero ieri, in cui ho corso come una pazza per fare l'ultimo esame, l'esame finale che vi dicevo che poi appunto ho risolto. E sono andata a ritirare i vecchi esami, insomma, ieri è stata una giornata stancantissima. Arrivata a sera sono crollata proprio definitivamente sul letto. Stamattina sono di buon umore perché tra l'altro ieri c'è stato un vento fortissimo e parecchio fastidioso, contando anche tutte queste commissioni da fare, quindi vabbè, oggi sole, 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 sole. E tra l'altro, ieri, perché era un pochino che non li trovavo, cercavo come una pazza i cereali della Frosties, cioè della Frosties, della Kellogg's, che si chiamano Frosties. Non so se avete presente, sono i classici cereali ma ricoperti di zucchero. Che dicevo giusto a Ricky, ma che fine hanno fatto questi cereali? Cioè, li ho sempre amati, sono dei cereali iper mega buoni che non ho mai più visto da nessuna parte. E quindi ieri per caso sono passata da un Carrefour qua vicino mentre tornavamo e quando li ho visti ho detto no, vabbè, li devo prendere. Quindi io mi sono svegliata felice già solo perché stamattina mi faccio la tazza di cereali, di latte e caffè decaffeinato con quei cereali. Quindi insomma, le gioie della vita sono queste. Quindi adesso mi faccio il latte con i miei amici, col tigrotto, ve li ricordate? Mi ricordano quando ero bambina. Non che i miei me li comprassero spesso, perché mia mamma non era una che mi prendeva tanti dolci, cioè, ogni tanto li prendeva, ma mi ricordano quando ero ragazzina, non so perché. E quindi insomma non vedo l'ora di mangiarmeli. Ma come ricordavo, mi piacciono di più non nel latte, cioè così, sgranocchiati. E in ogni caso ricordavo bene, non mettete lo zucchero nel latte perché sono stradolci già di loro, quindi ve lo zuccherano. Bene, detto ciò, c'è anche Ricky qui dietro di voi che adesso vi saluta. Buongiorno. Mi sono mangiato, E già, 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 già. Vuoi un cerealino? Dite di no, per favore, dai. No, grazie. Poi dicono che se no non ti do da mangiare. Vedete com'è deperito? Scusa, amore. Quindi oggi lasagna? Sì, come no. Minestrone di verdura. Oh, ecco, se n'è andato. Comunque, che facciamo oggi, amore? Quello che facciamo tutte le sere, cercare di conquistare il mondo. Allora, ragazze, siamo vivi. Stiamo facendo le pulizie. Qui c'è il mio amico fidato, l'aspirapolvere. E invece Ricky, adesso ve lo faccio vedere perché mi sta aiutando a fare le pulizie. Lui sta stendendo perché io gli ultimi fili sul balcone non ci arrivo più con la pancia. E adesso ve lo faccio vedere con tanto di cuffie e musica che stende sul balcone. Non so se l'avete visto, comunque. Ora continuo a pulire e ci vediamo tra poco. Siamo in fase relax e abbiocco, ragazze. Madonna mia. Aiuto, abbiamo pranzato
Sono più su io. Grazie. Abbiamo pranzato e adesso non riusciamo più ad alzarci. Che non è che dite abbiamo pranzato con chissà che roba pesante. Esatto, il mio minestrone. Ma è perché stamattina abbiamo fatto tantissime cose. Ho anche pulito il gas. E abbiamo pulito la cappa della cucina. Ops. Grazie, ma... Poi cosa abbiamo fatto? Steso, lavato per terra, fatto due lavatrici, passato l'aspirapolvere in tutta la casa, i letti, insomma, abbiamo fatto 14 milioni di cose. 14. Che sono ancora da sistemare, ma quelli sono dettagli. Abbiamo fatto un bel po' di lavori di pulizia, quindi siamo cotti. Sì. Però tra poco arrivano anche i miei a trovarci. Esce Fede da scuola, quindi dobbiamo... Tra l'altro oggi consegnano il pagellino di Fede, che emozione! Sì, la sua prima pagella, sono proprio curiosa. Vediamo se è stato bravo. Esatto, vi farò sapere... Mi sulle balle, non mi vuole più nel vlog, ragazzi, ditemi qualcosa voi. Vi farò sapere com'è andata la pagella anche dopo. E niente, adesso ci alziamo, io mi vado a preparare. Mi sono inquadrata anche. Mi vado a preparare, devo reagire, forza. Amore. Uno, due, tre. Dillo in siciliano, vai. Vai a fare il caffè. Ma... È arrivato un nuovo regalino per Alessandra. Sì. Leggiglielo, no? Ah, sì. Auguro a voi e alla piccola Alessandra tanta felicità. Con amore, nonna Teresa, la mia nonnina. Vai, amore, tira fuori. Vai. Uno tu, uno io. Acqua termale Aven, super utile e super desiderata. Latte corpo, quello che ti dicevo della mostela. E vai. Già mi sto sciogliendo uno scontrino. Sì, per cambiare. Oh, con la margherita, no. Il mio fiore preferito. Che carina! Ti vedi. Grazie! Guarda quanto tipo bottoncini! Uno e tre mesi! Guarda, fino dopo sotto si apre questa! Spettacolo! Vai! Mamma mia! Uno e tre mesi! Bello, grazie! Bella, guarda, margherita! Ah, gigante. Ma è cotone! Guarda che bianco! Eh sì, perché in ciniglia ne ho già un sacco! Però questo no? Sono andati via, purtroppo sono sempre triste, ma ormai lo sapete quando vanno via. Allora io mi sto struccando perché ho bisogno di una bella doccia calda, penso mi laverò anche i capelli già che ci sono, che non sono sporchi, però dovrei lavarli domani, quindi già che ci sono li lavo già adesso. E niente, quindi sono andata anche a ritirare il pagellino di Federico, sono rimasta senza parole, se sentite ridere, perché stanno giocando insieme, e Ricky e Federico, sono rimasta contentissima. Mi hanno detto appunto, c'era tutta la spiegazione sul pagellino, sia la descrizione che tutti i voti. Quindi a tutti i voti 8-9 distinto, insomma sono veramente felicissima, perché comunque anche quando ha dei compiti da fare io mi dedico molto a lui e allo spiegargli comunque le cose. A volte gli faccio anche, come dire, oltre a quelli che ci sono sul libro, visto che lui comunque gli piace, gli faccio fare proprio degli esercizi su un foglio molto simili a quelli che ha sul libro, ovviamente, praticamente uguali, però altri in più, tipo sulla, soprattutto quando ha da fare matematica. E quindi insomma è anche un po' una soddisfazione di mamma, no? Nel senso che comunque non lo lascio allo sbaraglio solo a scuola, ma mi dedico molto a lui anche a casa, quindi mi sono commossa a leggere che comunque è molto anche autonomo, indipendente, che segue le regole scolastiche, insomma sono soddisfatta e mi sono emozionata, perché poi il suo primo pagellino potrete immaginare, insomma. Vabbè, comunque,
siamo stati tutti felici, ovviamente ha preso regalini dai nonni, regalini da noi. Lui adesso sta facendo una collezione di figurine, quelle dei cucciolotti, non so se le conoscete, che tra l'altro se le fanno anche i vostri bambini è molto carino, perché le figurine che acquistate non sono soldi persi, ma sono soldi che vanno ai cuccioli, insomma c'è una donazione dietro, e quindi fa ancora più piacere secondo me comprarle. A noi fa molto piacere spendere questi soldini, e quindi ci tiene molto a finire questa collezione, e quindi praticamente tutti stiamo regalando figurine su figurine. Quindi ha ricevuto un sacco di pacchetti dal nonno, anche lì mi sono commossa, perché praticamente, ve la racconto in breve, mio papà quando ero piccolina e veniva a prendermi a scuola, salivo in macchina e io all'epoca facevo la collezione delle figurine di Sailor Moon, avevo proprio l'album, ci tenevo tanto, e quindi salivo in macchina e lui mi diceva: guarda, ti ho preso questo, e tirava fuori un pacchettino, io felicissima, grazie, che bello, un pacchettino in più, insomma tutta euforica. Poi nel viaggio ne tirava fuori un altro, poi un altro ancora, poi un altro ancora, ancora ancora, rimanevo sempre sbalordita che tirava fuori tutte ste figurine. Ed è una cosa che non ho mai dimenticato di mio papà che faceva, e quindi vedere che l'ha fatta con mio figlio mi ha emozionato, non lo so, mi ha fatto un po' tornare indietro negli anni, e mi ha fatto tanto piacere come cosa. Sono gli ormoni, adesso mi commuovo, troppe emozioni oggi. E niente, comunque mi sono pulita bene il viso, così quando faccio la doccia e i capelli magari non mi ritrovo come un panda, non so se succede anche a voi. Dopo metteremo le figurine, alcune le ha messe con la nonna, dopo le metteremo tutte e tre insieme. Poi devo anche pensare a cosa fare stasera per cena, e poi cos'altro vi volevo dire. Oh, abbiamo fatto un sacco di lavori in casa oggi, veramente veramente tanti, sono molto soddisfatta. Ricky e mio papà si sono messi insieme a sistemare la cappa, perché appunto c'era un collegamento da fare dietro, quindi insomma sono contenta che anche quella adesso funziona, quindi la mia cappa funziona. E basta, mi pare basta, quindi ora mi tuffo in doccia, che ho la parlantina facile, e pigiamino pulito, quello che piace a voi, profuma tantissimo, e ci vediamo poi tra un pochino. Doccia fatta, non fate caso alla... non fate caso a niente, non fate caso, non guardare, non guardate, perché li ho legati, ma in realtà qua nelle punte sono ancora un po' bagnaticci, perché ero di corsa, dovevo preparare la cena. Ho fatto un esperimento: frittata con tonno e parmigiano. Chi è l'inventore? Lui. Però, chi è che rischia l'intossicazione? Lui. No, perché vabbè. Perché tu non mangi? No, per sicurezza. No, comunque adesso... controlli che io sia... Esatto, se lui non muore la mangio, no scherzo. Comunque adesso la tiro fuori. Ricky sta facendo un'insalata di finocchi. Tesoro! Il mio piccolo chef. Ecco qua la mia cenettina. E buon appetito. Voilà, cucina sistemata, tutto a posto, e adesso mettiamo qualche figurina con Federico sull'album e poi ci rilassiamo un pochino. La serata
è finita. Oh sì. È tardi. È tanto, tanto tardi. Io domani faccio il mattino. Quindi anche per lei vorrebbe dire alzarsi presto e portare lo gnomo gnomoso a scuola. Gnomoso. E portare fuori la bestiaccia pelosa che dirà che sta russando amabilmente. Detto questo, buonanotte. Sogni d'oro a tutti. Al prossimo video. Ciao.